accampamenti e rifiuti fino a poco dopo l'alba, poi tutto subito rimosso e pulito. Scontro tra comune di Agrigento e mare amico sul dopo Ferragosto. Sulle spiagge di Agrigento, da ovest a Maddalusa fino a est a Punta Bianca, vi sono stati accampamenti in tenda, nonostante fossero stati vietati, e rifiuti in quantità sulla sabbia fino a poco dopo l'alba di martedì 15 agosto, dopo la notte del Ferragosto. Poi i trattori e le pale meccaniche delle imprese impegnate nel servizio di nettezza urbana sono stati al lavoro e hanno ripulito i 3 chilometri del litorale che alle ore 9 di martedì si è ripresentato pulito e accogliente ai villeggianti del 15 agosto. Beh, che me stai a raccontare? La domanda sorge spontanea. Spiego. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento ha registrato un video e ha scattato delle fotografie poco dopo l'alba di martedì 15, immortalando tende e rifiuti ovunque e puntando il dito contro ciò che è accaduto prima dell'alba di martedì 15 e che, secondo riunioni interforze, ordinanze e promesse di controlli, si sarebbe dovuto evitare. Invece l'amministrazione comunale di Agrigento è stata in spiaggia alle ore 9 di martedì 15, constatando che il tutto è stato pulito subito e bene, e ha puntato il dito contro coloro che hanno registrato il video poche ore prima che fosse pulito e lo hanno inviato anche ai telegiornali nazionali. Ecco il perché della polemica post Ferragosto insorta ad Agrigento. E il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, ha scritto testualmente: l'arenile di San Leone era già pulito e pronto ad accogliere i bagnanti dalle ore 9. Chi alle prime luci del giorno di Ferragosto si è preso la briga di girare un video da inviare al TG5 prima che passassero i mezzi per la pulizia su oltre 3 chilometri di spiaggia ha inteso nuocere alla città e alle migliaia di attività della località balneare di San Leone e a tutte le imprese del sistema turistico agrigentino. Il filo diretto che lega il disinformatore a qualche organo di informazione ha già prodotto tanto di quel danno in passato da non poter passare inosservato ai tanti cittadini che oggi indignati chiedono al comune di Agrigento di intervenire in difesa della verità. Gli agrigentini sono stanchi di dover difendere la propria città da false notizie che puzzano di fradicio, per quanto lontane dal reale. La verità è sotto gli occhi di tutti. Le ordinanze per la notte di Ferragosto negli ultimi 2 anni hanno consentito agli automezzi di procedere in poche ore alla pulizia senza impedimenti. Le dorate spiagge agrigentine sono state restituite ai bagnanti per il giorno di festa del 15 agosto. Le misure preventive sono servite a garantire, d'intesa con la prefettura, che la notte procedesse senza grossi problemi di ordine pubblico. In altri telegiornali le spiagge dopo la notte di Ferragosto sono state correttamente mostrate dopo le operazioni di ripristino dei luoghi, già pronte ad accogliere i bagnanti. In nessun luogo, dopo un concerto o un grande assembramento di persone, è pensabile che tutto possa essere a posto. Neanche a casa propria, dopo una festa. Semmai è in direzione di un maggiore senso civico e di una buona educazione che ancora vanno compiuti passi avanti, perché si impari tutti, cittadini e residenti temporanei, a rispettare le spiagge e le aree pubbliche. Per quanto un'amministrazione possa essere efficace, necessita sempre di collaborazione e di buon senso da parte di tutti, conclude Lillo Firetto. Ripeto a peso spinto che... E adesso ascoltiamo il coordinatore dell'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, Claudio Lombardo, il cui video registrato al primo mattino di martedì 15 agosto ha testimoniato che parecchie prescrizioni ferragostane sono state disattese, ad esempio il montaggio delle tende in spiaggia. Sì, il Ferragosto 2017 è stato un fallimento organizzativo, non c'è dubbio. Per tutto il pomeriggio del 14 fino al 15, da Maddalusa fino a Punta Bianca, è stato un continuo di tende e gazebo. Noi l'avevamo già comunicato, ma nessuno ha fatto nulla, perché è mancata il controllo in spiaggia, tutto sommato. E poi perché si è preferito non costituire l'isola pedonale nel Viale delle Dune come nel 2015 e nel 2016 e si è preferito invece far posteggiare a caro prezzo nei posteggi del comune e però si è permesso l'invasione selvaggia del demanio. È dal 2012, Claudio Lombardo, che Mare Amico si occupa del Ferragosto.
Sì, dal 2012 ci siamo occupati del Ferragosto, ogni anno sono state polemiche, ci siamo presi degli insulti tutti gli anni, ogni anno è sempre la stessa storia. Nel 2013 abbiamo fatto vedere con un drone quello che accadeva in spiaggia, poi nel 2015 e nel 2016 la svolta organizzativa che è riuscito, diciamo, il Ferragosto, siamo riusciti a bloccare questi occupanti il demanio pubblico. Faccio un esempio come abbiamo fatto: noi siamo riusciti nel 2015 a dislocare una serie di ragazzi in spiaggia anche durante la notte e i controlli sono avvenuti, ci hanno chiamato, io ricordo e porto a testimoniare l'ex assessore Miciche che di notte lo tirai giù dal letto e lo portai in spiaggia e insieme con la polizia e i vigili urbani riuscimmo a far smontare delle tende e del fettucciato. Questo servì da deterrente con tutti gli altri e quindi quell'anno e l'anno successivo andò benissimo. Perché allora le polemiche? Le polemiche sono perché qualcuno è riuscito a spostare il problema della mancata dei problemi organizzativi con la pulizia, la mancata pulizia, cioè, o meglio la pulizia avvenuta in mattinata. Queste immagini sono state utilizzate dai TG nazionali e questo ha irritato gli agrigentini, ma i fatti sono quelli. Le immagini sono state fatte dalle 7:30 alle 8:30 prima che i mezzi pulissero ed è giusto che pulissero, sono stati pagati proprio per questo, anche se giova ricordare non hanno pulito Cannatello, Zingarello e Maddalusa che aspettano ancora la pulizia. Quindi una polemica sterile fatta semplicemente contro qualcuno che cerca di difendere l'indifendibile. A questi io dico, lo scorso anno il TG4 parlò bene di Agrigento perché l'operazione andò bene, parlò benissimo del sindaco Firetto che riuscì a bloccare questi insediamenti e oggi hanno dimenticato questi fatti. Che fare allora in conclusione per i prossimi anni? Allora, la cosa certa è che il Ferragosto viene ogni anno allo stesso giorno, il 14 e 15 agosto, quindi ci si può organizzare per tempo. Organizzare per tempo vuol dire controlli spiaggia, vuol dire organizzarsi con i chioschi, con gli esercenti e quindi non fare delle ordinanze fine a se stesse. Secondo me si potrebbero organizzare, come faceva il sindaco Sodano e il sindaco Piazza, dei piccoli falò organizzati con la legna portata dalla forestale, con l'autorizzazione della capitaneria e quindi questo ci potrebbe di nuovo al mantenimento della tradizione che è venuta meno. Ma ovviamente le tende, i falò, i gazebo in spiaggia non ci possono stare. Io chiederei a tutti dove sono andati in bagno i nostri ragazzi per una giornata, visto che non c'era neanche un bagno chimico in tutte le spiagge?